Oggi Animalisti Italiani siamo qui a Trevignano Romano, dove un nostro volontario ci ha segnalato la presenza di un cinghiale, in particolare un esemplare femmina, che sono quasi 3 mesi che vive in un fosso. Siamo assolutamente indignati nel vedere le condizioni in cui è costretta a vivere questa creatura. Tra l'altro abbiamo rilevato che ha anche un problema all'occhio, quindi andrebbe anche curato il suo occhio, perché l'occhio destro presenta un evidente problema. Le istituzioni stanno facendo il solito scaricabarile: Comune di Trevignano, Ente Parco del Lago di Bracciano e Martignano, Carabinieri Forestali, che sarebbero coloro che si dovrebbero occupare della fauna selvatica, patrimonio indisponibile di ognuno di noi. Noi ci domandiamo se questa è civiltà nel 2021. Lasciare che una creatura viva in un fosso, come vedete, assolutamente senza nessuna possibilità di uscire. E ci domandiamo se questo è il modo giusto di trattare coloro che sono nostri fratelli e che hanno la sola colpa di avere delle fattezze morfologiche diverse dalle nostre. Quindi siamo qui oggi per sensibilizzare tutti gli enti preposti affinché questa situazione assolutamente vergognosa venga risolta quanto prima. Grazie. Ecco qui, questa è la cinghialessa, guardate che fame che ha. Ecco, qua adesso ci siamo noi Animalisti Italiani, che siamo venuti a verificare sul posto la situazione. E questo, ecco, questo è il fosso dove purtroppo questa creatura vive da quasi 3 mesi. È assolutamente indecente che nel 2021 ci sia una totale indifferenza verso queste creature che hanno la sola colpa di essere fatte diversamente da noi, ma provano le nostre stesse emozioni, la nostra gioia, provano esattamente i nostri stessi sentimenti. Eccola qui, ben contenta di mangiare le sue mele. Dobbiamo assolutamente risolvere questa situazione. Strike.